Ora io direi di andare ad incontrare il nostro amico Godzilla e ad affrontarlo. Ma non sei troppo piccolo per affrontare Godzilla? Sì, ma credo che qualcosa bisognerebbe farla, Arex. Cioè, sembra simile a Smash City Attack come gioco, ma molto più caotico. Ok, polverizziamo qualcosa. Pulverize. Vediamo, polverizziamo. Ecco. Che c'è, Vastatore? Niente, guadagniamo punti se polverizziamo roba intorno a noi. Quindi, continuiamo ad andare avanti. Continuiamo ad andare. No, che fa? Scorreggia. Ha tirato fuori una scorreggia atomica viola! E cosa è servito? Tutto questo? Ho dato fuoco agli edifici. Bene. E abbiamo guadagnato punti o no? Vabbè, polverizziamo anche questo palazzo. E boom! Boom! Infatti, polverizzando i palazzi guadagniamo punti. Di nuovo. No, vabbè, facciamo eviscerato. Bam, 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 bellissimo. No, tu che vuoi, levati, lasciami in pace. No, attaccalo. No, girati verso destra, no, la tua destra, bravo. Bastatore, ma che fai? Ti dai degli ordini da solo? Sì, mi do forza da solo, Arex, perché tu sei qui e fai il fratello inutile. Dovresti tifare per me. Adesso sei girato verso di lui, attaccalo! Lo attacco, vai! No, ma dove lo spari il raggio? Devi spararlo verso l'altro mostro, imbecille! Vai, adesso ce l'hai di fronte, attacca! Attacco! No, è morto. Dai, ritenta! Oh, comunque ragazzi, piano piano sto iniziando a capire come funziona, piano piano. Clicca di nuovo su Tokyo. Vai, clicchiamo su Tokyo. Ah! Bene, dov'è il kaiju? Perché c'è un coso geometrico, una sorta di rettangolo al posto. Ah, eccolo, è comparso. Comunque, Roblox è veramente strano, ragazzi. Cioè, ha dei bug abbastanza singolari. Bene, continuiamo a distruggere cose. Anzi, no, ricominciamo a distruggere cose. Bene. Ora distruggiamo anche quel palazzo. Sì, però non capisco come fare per farlo camminare. Eccolo qua. Ok, clicchiamo qui. Bam! Ma perché? Allora io devo capire perché quando vado a sparare il raggio atomico poi si volta dall'altra parte. Cioè io devo puntare alle cose mentre sono voltato di schiena. Perché guarda, adesso sono voltato di schiena, eh. Sono voltato. Ho la schiena puntata verso il palazzo. Ora, se vado a cliccare il raggio atomico, vedete che questa volta riesco a usarlo per bene, perché quando sparo il raggio atomico si volta automaticamente dall'altra parte. No, questa volta non l'ha fatto. Quando serve non lo fai, eh? Cioè non capisco. Guardate, adesso sto puntando verso il palazzo, ma se sparo il raggio atomico. Oh, lo spari sto raggio atomico Passatore, calmati, la pressione. o no? Ok, adesso è carico, quindi dovrei riuscire a spararlo il raggio atomico. Guardate, se sparo il raggio atomico si volta dall'altra parte. Avete capito cosa intendo? Cioè, quando punto verso qualcosa, quando punto verso un obiettivo e va a sparare il raggio atomico, si volta al contrario. E di conseguenza non c'entra l'obiettivo. È una cosa orribile, orribilmente irritante. Quindi niente raggio atomico, basta, raggio atomico bocciato. Ok, lì abbiamo un altro kaiju. E quindi come facciamo a puntare verso quel kaiju? Cioè io gli sparerei un raggio atomico dritto in faccia, ma mica lo becca, cioè vedete? Spara raggi atomici così a caso. Sì, vabbè. Adesso ho un raggio atomico di qualcun altro proprio dietro di me. E per fortuna non mi ha beccato. È complicato sto gioco, ragazzi, è complicato. Cioè non è complicato come regole, alla fine il gioco è abbastanza semplice, solo che è complicato da
da giocare, cioè è pieno di bug. Ecco, mo che è successo? Perché è comparsa una sorta di gabbia intorno al kaiju? Ecco, perché non mi permette più di andare avanti, né indietro, né di muovermi? Prova a volare! Ok, proviamo a volare. No, niente, rimane bloccato in questa sorta di... Ah, ecco. È uscito fuori. Cioè, è proprio strano come gioco. Ma in genere i giochi di Roblox sono così, sono strani, sono pieni di bug. I personaggi si muovono in modo strano. Cioè, capisco la risoluzione pessima, però... Cioè, è impossibile da giocare. Vai, a terra. Ora, non lo so, continuiamo a distruggere. Vai, distruggi tutto. Bene, bravo, congratulazioni. Non ti fermare, passatore, non ti fermare. Poi, clicchiamo su eviscerato. Ok. Clicchiamo su sto coso qua. Bene, continuiamo a distruggere robe. Lanciamo il raggio atomico, però con il raggio atomico non becchiamo un cavolo perché si volta puntualmente dall'altra parte. Quanto odio questa cosa! Sì, ma non ho capito come si vince, ragazzi. E nemmeno io. Cioè, che cosa devo fare per vincere? Continuiamo a spaccare tutto. Voliamo? Vai, vola. No, non ci vola. Vabbè, non va da nessuna parte, ok. Continuiamo a distruggere tutto. Andiamo da questi palazzi, distruggiamo anche questi palazzi. Ok, c'è un Godzilla che vola in aria. Non sapevo che Godzilla volasse, però in questo gioco accadono cose strane. Va bene così, lo accettiamo. Non so proprio che fare. Mi sembra un po' un'anima in pena questo kaiju. Distruggi quei palazzi. Distruggiamo questi palazzi, non abbiamo nient'altro da fare. Pam. Distruggiamo anche questo. Distruggiamo anche quest'altro. Ok, esplode tutto. Boom, 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 boom. Ok, questa volta con raggio atomico sono riuscito a beccare un palazzo. Oh, quel Godzilla è veramente incavolato. Godzilla, calmati. Stiamo assistendo ad una lotta tra kaiju. Questo sì che è interessante. Ma è Godzilla ha perso. Godzilla ha perso. Ma no, Godzilla, perché hai perso? Povero Godzilla. Comunque, questa è stata la cosa più interessante vista in questo gioco fino ad ora. E niente, non so che fare, ragazzi. Non so come si vince, non so come... Allora, distruggiamo anche questi palazzi. Distruggiamo anche questi. Sì. Ah no, forse ho cliccato su qualcosa. No, chi mi spara? Qualcuno mi spara. Ah no, guardate. Se guardate dietro di me, potete assistere al crollo di un ponte. Ah no, è semplicemente esploso ma non è crollato. Cioè, è sopravvissuto il ponte. No, aspetta. Combatti, dai. Vai, bam. L'ho preso. Avete visto tutti che l'ho preso. Ora, prendi questo. Non scappare, ti devo ammazzare. No, non volare, ho sbagliato tasto. Beccalo, bastatore, piglialo, prendilo, attaccalo. Ok, c'è un Godzilla molto incavolato che lo sta distruggendo al posto mio. Vai, Godzilla, salvami. Vai, attaccalo, dai, in due. Attacchiamolo in due, vai, distruggiamolo, vai, Godzilla. Godzilla, dovevi essere un mio alleato, perché mi hai ammazzato? Io non ci ho capito niente. Sinceramente nemmeno io. Vabbè ragazzi, sinceramente questo gioco lo vedo abbastanza insulso e forse sono io che non sto capendo come si gioca. Sicuramente. Io lo vedo soltanto molto complicato, è pieno di bug. Non si capisce assolutamente niente. Non so come si vince, cioè ho capito come si perde ma non so come si vince. Cioè cosa bisogna fare per vincere in sto gioco. Ovviamente se avete voglia di darci dei consigli, di insegnarci qualcosina in più su sto gioco, noi vi ascoltiamo e magari ritentiamo. Sì, ma per ora è meglio finirla qui. Sì, per adesso è meglio chiudere tutto quanto. E niente, noi ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao belli.